Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Chaos Gaming con una nuova puntata di Ratchet & Clank. Allora gente, siamo andati avanti e abbiamo affrontato il nostro primo vero e proprio boss. Una bestia dentuta blargiana, credo, qualcosa del genere. Gli ho tirato addosso l'impossibile e alla fine comunque è andata giù. Non è stato neanche particolarmente difficile, devo dire. Adesso, una cosa che mi interessa molto è fare l'obiettivo secondario, che non dovrebbe essere molto lontano, motivo per cui ho deciso di farlo subito prima di iniziare a fare qualsiasi altra cosa. Non è che mi sono sbagliato per caso? Sembrerebbe che io debba andare qui, no? No. Oppure no? No, eh. Vediamo se mi è scappato fuori qualcosa da quest'altra parte. Anche se secondo me assolutamente no. Ah, ok. Ok. C'è tutta quest'altra parte. Ok. Eppure, boh, mi pare strano. No, vabbè. Allora, continuiamo un po' da quell'altra parte. Torniamo alla stazione e vediamo dove andare e cosa fare. Dovremmo fare prima così. Di solito comunque funziona così, c'è una storia principale, diciamo una linea principale all'interno del livello e poi si può continuare altrove, però ripassando per la navicella. Perlomeno è quello che credo. Andiamo là. Ehi, ai Ranger farebbero comodo dei jetpack. Perché non ne recuperiamo uno su Gaspar? Oh, ho sempre voluto uno di quelli. Se te lo procuri, Alaris ne costruirà altri per i Ranger. Così ti assegnerò la per nulla letale missione di recuperare un jetpack. Il capitano Quark deve volare in alto. Mi sembra appropriato, insomma. Ok, allora, sono tornato qui. Il che vuol dire che adesso posso provare ad andare altrove. Vediamo un po'. Per esempio, qui sali a bordo della nave da guerra, vai. Secondo il database andiamo alla navetta progettata per trasportare i più preziosi esperimenti di Drek. Beh, glielo concedo. Non è uno che si gira i pollici. Vediamo a cosa sta lavorando. Intruso rilevato, intruso rilevato. Ok, dov'è che siamo? Oh, esattamente, ci speravo. Sono entrati nella nave. A tutti i Blark, fatemi. Colpito. Allora, usiamo per un po' il pixelatore, va, che è ancora a livello 1. Ah, pensavo di averlo evitato. Ok. Che figata. Oh, attenzione. Non stavo per perdere queste belle cosette.
Perfetto. Ora Ritanium. Figata. Vediamo un po'. Altre casse lì. Ok, dovremmo aver finito. Oh, lancia Predator. Oh, Ratchet, muoviamoci. Qui si mette male. La nave si autodistruggerà tra 20 secondi. Forza, forza! Santo cielo! Oh, vai! Molto figo. E abbiamo una nuova arma, cavolo. Lancia Predator, cavolo. Mica male, insomma. Andiamo sul pianeta Gaspar per scoprire cosa trama il dottor Nefarious. Io direi che è una ottima notizia questa qua. Verrebbe potenziare il lancia Predator. Ma è ancora a livello 1. Calma. Abbiamo 3, io voglio potenziare il martello protonico. Così si fa. Ok, altri 2 e ce l'abbiamo il potenziamento. Direi che è il momento di passare al prossimo pianeta, vai. Dove andiamo? Dobbiamo scoprire i piani di Nefarious su Gaspar. Sento che il nostro lavoro su Rilgar non è concluso. Lo so, le ho lo schede del Rino. Ci torneremo poi, forse, forse. Andiamo, va. Ok, lascia Mr. Zur con i nemici più piccoli mentre tu ti concentri su quelli più pericolosi. Ha senso, effettivamente. Wow. Allora, cominciamo un po', va. Bene, ora andiamo a procurarci un jetpack. Sognava di poter scivolare sulla rotaia. Cosa che farà appena avrà trovato i grindascarponi? Grindascarponi? Ok. Quindi in buona sostanza ci sono delle cose che comunque posso fare solo più in là. Cos'è questo? Ratchet non poteva usare la stazione di rifornimento senza avere un jetpack. Bene, non posso fare neanche questo. Lì c'è la navetta. Lì mi servono i grindascarponi. Posso andare di qua? Fabio si ha messo su un bel ambientino. Puoi dirlo forte? Diamo un'occhiata in giro, dobbiamo scoprire qualcosa. Ok. Non sei informato. Ora Mr. Zurkon vuole risolvere il problema. Sì. Mr. Zurkon si esibirà. Ok. Una porta blindata. Quanto non sopporto le cose fatte in mega pesante. Facciamo finta di non essere io peso. Ok. Tutto questo è una figata. Veramente figo. Ok, qualcos'altro di qua? Direi di no. Che bella la torretta, mi piacciono tantissimo queste cose. Oh,
idioti galattici. Oh. Spero che vi piaccia la mia struttura. Ti riprendiamo un po' in mano il buon vecchio combustore, va. Ma sono già morti? Grande Mr. Zurkon, hai fatto tu il disastro. Tu più Mr. Zurkon uguale morto, morto. Mr. Zurkon vive per questi. Aia. Ti risparmierò. Che sei cascato, Mr. Zurkon vive. Vediamo un po'. Sì, di qua. Pixelatore, vai. Au, dov'è? Cos'è? Oh, la torretta, la torretta. Allora, qui un po' di suggere questo. Non distruggermi le porte! Sono artigianali, sai? Oh. Molto figo. Ah, che belle cosette. Allora, da qua ritorniamo giù. Un sacco di bolt, vai. Stazione di ricerca Blarg. Prendi tutto e andiamo su. Sellatore. Anche un Mr. Zurkon però non sarebbe male. Che figata. Ho trovato una scheda. Ok, pixelatore nuovo livello, è andata piuttosto bene, vai vai. Un altro Mr. Zurkon, grazie. Per i Lombax, ho bisogno di nanotech. Ok, calma. Discotron, vai. Martello più in là possibile. Un po' di granate a fusione, vai. Bam. Bam. Grande. Sempre il pixelatore, vai. Ok, grazie. Esattamente quello che speravo. Grazie, vita, 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 vita. Ok, e tu? Guarda, ho ridotto in pixel. Fighissimo. Allora, prima però io ho l'impressione di essermi scordato qualcosa, perché sono andato molto in fretta, quindi... Insomma, potrei averci lasciato qualcosa di importante, più o meno. Quindi, giusto un attimino... con una cassa così? Sembrerebbe di sì. Va bene, e allora niente, pardon. Ho avuto un'impressione sbagliata. Cos'è quello? Niente.
Ah, sono solo... vabbè. D'accordo, allora a questo punto... oh, a proposito, collezione di carte doppie, 5. Ok, vai. Continua così, una raccolta completata. Incrementa la quantità di raritanium ottenuto 5%. Molto interessante. Perfetto. Quindi questi, ormai l'abbiamo visto, ragazzi, non sono solo collezionabili. O meglio, sì, lo sono, ma hanno anche la funzione di darti dei potenziamenti in game. Molto simpatica sta cosa. Vai. Ok, vai Mr. Zurkon. Tocca a te. Guarda, lancia Predator. Ok, ho capito come si usano. Ok, stop. Discotron, vai. Lì. Pixellatevi tutti per bene. Ne stanno arrivando altri. Dove siete? Perfetto. Marca miseria. Dove siete? Vai. Quelli sono dei green scarponi. Un sistema a tre pedane. Per superarlo il duo doveva attivare tutti e tre i pulsanti rapidamente. Ok, che figata. Allora, prima di tutto, perdonatemi, facciamo un po' il giro a... facciamo un po' il giro per prendere tutto quanto. Oppla. No, 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 calma. Guarda, dei green scarponi. E questo luogo così improbabile dove Ratchet trovò un paio di green scarponi nuovi. Indossati i green scarponi, Ratchet saltò sulla rotaia. Ok. Oh, che figata. Me l'ero dimenticato di questa cosa. Cioè, quant'era figa questa cosa. Ok. Mentre cercava il jetpack, Ratchet usò i suoi green scarponi per esplorare il pianeta. Allora, adesso fermi un attimo che qua... esatto. Balestra al plasma 21.000. Oh, però sono a 19. Che vuol dire che alla prossima tornata direi che ci siamo. Allora, onda fusione. Ah, lancia predator, ancora niente. Martello protonico. Vai. Risonatore costruttivo. Questa modifica dell'involucro sincronizza la lunghezza d'onda di tutti i nuclei vicini, consentendo di schierare simultaneamente un nucleo aggiuntivo. Wow, interessante. Ok, e Mr. Zurkon, sì, tirocidico, ce ne sarebbe un altro da fare. Ampia il flusso. Sì, decisamente. Altri 4. Molto bene. Allora, quello che possiamo fare adesso è... direi... andare qui. Balzò con stile sulla rotaia accanto. Ok, ok. Ok, chiaro.
versamine più avanti. Opla, e ci siamo. E dai che voglio la nuova arma e voglio i potenziamenti. Vai, Mr. Zurkon. Grande Mr. Zurkon. Ehi, 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 chi è che mi sta chiamando? Chi è? Dov'è? Ah, quello. Io so chi siete. Siete il Lombax e il robot dei notiziari. Ah, e tu devi essere lo schiavetto che aiuta Drek a terrorizzare la galassia. Quello è soltanto un lavoro. La mia vera passione è sempre stata la neuroscienza d'avanguardia. Da circa un annetto ho l'hobby di collezionare cervelli di telepalpici. Collezioni cervelli per hobby? Fammi indovinare, sei ancora single. Lo studio dei cervelli è una nobile arte. Quando sarò riuscito a comprendere i poteri dei telepalpici, creerò finalmente un esercito. Così nessuno avrà più il coraggio di rubare il mio pranzo dal frigo aziendale. Cioè, contribuirò al benessere di tutti i Blarg. Senti, se riuscite a procurarmi qualche cervello di telepalpico, vi darò questo jetpack. 10 cervelli in cambio di un jetpack. Ok, allora. Ah, sono questi? È disgustoso. Ne hai preso uno, ottimo. Ok, vabbè, buono a sapersi. Vediamo, vediamo. C'è qualcosa che... Vabbè, qua immagino che... Perché non puoi resistere al mio fascino magnetico, vero? Beh, qui non ci posso andare. Non poteva usare la stazione di rifornimento senza avere un jetpack. Ok, ah, ok, allora di qua. Oh, ciao simpatici. Grazie. Grazie. Allora, sono già 4 i cervelli, quindi... Ah, non ce li ho più i Mr. Zurkon, purtroppo, vabbè. Vabbè. Oh, Raritanium mi ha dato. Ok, fatto. Qui ce n'è un altro di cervello. Non è che mi sta scappando qualcosa da qualche parte? No. Sono finiti Mr. Zurkon, che presa male. Vabbè. Vabbè. Eh sì, poi Mr. Zurkon sarebbero stati utili. Allora, tiriamo un po' un discotron, va. Tipo qui. Forte il pixelatore, eh? Ah, ma questi danno tutti bolt? Attenzione, vabbè, mo... no, perché, vabbè, di solito sono di meno, ma... Sommati tutti quanti insieme, qua fanno un bel po'. Almeno da arrivare a 21.000 per la nuova arma, ok? Allora, eccoci qua. Già vedo un altro cervello.
A posto. Ci siamo arrivati. Bam! Che figata! Ce l'hai fatta! Torna qui! Il jetpack ti aspetta! Molto bene, adesso però aspetta tu un secondo che devo prendere un po' di robina. Oltre al fatto che sto un po' finendo le munizioni delle cose. Oh, mi sa che c'è un altro Mr. Zurkon, perfetto. Oh, grande! Come d'accordo! Ecco a voi! Sapete una cosa? Ho recuperato un infobot altamente riservato della Drake Industries. Se mi portate qualche altro cervello, potrei anche pensare di cedervelo. Hai davvero una fissa per i cervelli, eh? Sì, puoi dirlo. Grazie al jetpack, Ratchet divenne l'incubo dei cieli di migliaia e migliaia di pianeti. O almeno poteva evitare il traffico. Ok, allora L1. Ratchet usò il jetpack per sorvolare il territorio ostile. Vediamo dove posso andare. Credo lì. Cosa diavolo è questo? Mr. Zurkon? Vai col classico combustore, va. Au. Aia. Ok, forse è il caso di... Discotron! Oh, ha cominciato a ballare. Molto bene, quindi... Cara mia, un paio di martelli protonici qua. Un paio di pixelatorate. Au! Io Lombax, ho bisogno di nanotech. Decisamente. Aiuto, 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 aiuto. Ok, no, è andata male. Ai ai ai, ragazzi. Il cervello dei telepolpici è un organo meravigliosamente complesso. Potrei scriverci un libro. Ok. Mr. Zurkon è qui per uccidere. Salve, alieni futuri. Ok, sfruttiamo l'occasione per... tirargli... oh. Vai. Ho
Oh, cacchietto. Un altro Mr. Zurkon, grazie. Disco drone, vai. Grande Mr. Zurkon, livello 3. Vai. Ok, pixelatore. Pirocidico ci arriva a fargli qualcosa? Ok. Grande. Cervelli ottenuti 3 su 20. No, non mi dire che... Cioè... Che quello è solo uno. No, ok. Quasi impossibile. Telepolpico. Ok, allora. Dov'è un punto in cui mi posso ricaricare un po'? Aia! Maledetti. Ok. Grande. E ecco qua un altro cervello. Poi vediamo un po' dove potrei andare. Allora, qui ci sono già stato. Qui ci sono andato. Lì c'è qualcosa. Bam. Oh oh. Oh no! Ma un altro bestione ignobile? Oh cavolo! Ehi, hai trovato una delle mie trappole per telepolpici! Se vuoi raccogliere il suo cervello, devi prima liberarlo! Ho capito, è questo che mi preoccupa. Fammi prima armare per benino, va! Allora, disco trono ne ho? E altre belle cose ne ho? Vai, Mr. Zurkon! Ah, ce ne sono 4 i Mr. Zurkon, molto bene! Aspetta, diavolo. Dov'è l'ultima pedana? Ok. Ok, eccola qui. Direi. Wow, eccolo qua. Un'altra volta, porca miseria. Oh, via. Vanisci, ok. Ok, va bene. Bene così, ma... Per modo di dire. Au, che schiaffi. Sapi davvero di non vedere più, Mr. Zurkon. Non sei ancora morto. Ora Mr. Zurkon vuole risolvere il problema. No, ho sbagliato! Aia. Sono ferito. Aia, mamma mia. Ok, via da qua, via. Devo trovare il modo di... Niente. Di fare niente. Hai mai annusato un cervello di telepolpico? Odora di zucchero filato. Porca miseria. D'accordo. Vediamo di prendere un po' di
munizioni, va. Quanti mixer Zurkon ho? Due soltanto? Non buona notizia. Ok. Andiamo su, va. Ok, munizioni qua ci sono. Un altro Mr. Zurkon, ok. Eccolo lì. Ora, considerato che sono uno scienziato e che passo la vita a studiare cervelli, dovrei presentarvi a tutti come lo scienziato dei cervelli. Suona molto meglio di consulente in seconda dell'avamposto Blark. Fammi un po' vedere come sono messo con munizione. Aspetta, prima prendiamo quelle e poi facciamo un po' un recap della situazione. Allora, 3 Mr. Zurkon, 5 Discotron, 4 martelli protonici, pixelatore, oh, lancia Predator, così, ok, ottimo, ottimo. Va bene, oh. Sto messo bene. Non male affatto. Allora, armiamoci di Discotron, che mo vediamo di... Affanculo. Ok, beh, gli ho fatto malissimo comunque. Da vaffanculo. Dai, su. Ok. Ok, 12 cervelli su 20 e c'ho anche una carta. Vediamo un po'. Aspetta, almeno credo. M'era arrivata una carta? Va bene. Allora, teniamoci questi 4 guai, va. È bellissimo Mr. Zurkon. Oh, nuovo livello. Energia massima più 10. Molto, molto bene. Bolt a rotta di collo. Allora, adesso, dato che ce n'ho 13 su 20, spero davvero di non aver distruggere un altro di quei bestioni malefici. Sono ancora di questi. Perfetto. Grande. Oh no, ce n'è un altro. Oddio mio. Adesso raccogliere i cervelli, ma il mio dottore mi ha diagnosticato una brutta sindrome da mucca al pascolo. Non ho idea di cosa sia, ma devo restare immobile se voglio che passi. Se solo la gente la smettesse di provare a ribaltarmi, forse mi converrebbe sentire anche un secondo parere. Ok. Oh, dai, tu. Prendiamo tutto quanto quello che è opportuno prendere.
Se vieni qua da queste parti, va. Dove pensi di andare? Ah, oh, che simpatico. Adesso perdonami. Oh, lancia Predator, nuovo livello. Pixelato. Porca miseria maledetta. Non ho più Mr. Zurkon. Ok, finalmente. 18. 18 cervelli, 19 e 20, sono lì. Adesso perdonami, pixellatore proprio senza pietà. Oh, che palle. Ok. Grande. Ah, finalmente. Oh, che simpatia. Aspetta un attimo, scusa, eh. Troppo lontano, come funziona? No, vabbè. Quello è un po' lontano, ma mi interessa poco. Oh, porca miseria, un'altra volta. Grande. Aia, porca miseria. Ma chi è che mi ha fatto così male? Non me ne sono neanche accorto. L'armata di telepolpici praticamente è già mia. Ecco l'infobot, ricordate. Io non ti ho dato niente. Va bene. Buonasera, amici. Sono il presidente Drek, con gli ultimi aggiornamenti sulla ricerca del nostro nuovo pianeta. Nei giorni a venire potrete notare un intensificarsi dell'attività Blarg nella galassia. Questo potrebbe svelare alle autorità le nostre intenzioni, ma è una mossa fondamentale per proteggere il passaggio dei nostri saccheggiatori. In particolare, dal cannone baluardo dell'osservatorio sul pianeta Battaglia. Questo cannone ionico terra-spazio protegge la nostra galassia dalle invasioni sin da quando siamo stati costretti nel sottosuolo. Una volta distrutto, il nostro ambizioso piano potrà compiersi! I preparativi sono già in corso, quindi non temete, abbiate fede, eccetera, e bla bla bla. Una volta eliminato l'osservatorio e la sua guarnigione, potremo passare alla fase finale del mio piano. Va bene, chissà quale sarà il prossimo obiettivo, eh? Impediamo Drek di distruggere il cannone baluardo dell'osservatorio. I miei dati indicano che il cannone è sul pianeta Battaglia. Spero solo non sia troppo tardi. Se vuoi un lavoretto per arrotondare, ti ricompenserò per cercare i cervelli rimasti nell'area. Se li trovi tutti, ti offrirò anche un bonus speciale. Cos'è? Ok, forse mi sa che li voglio. mi sa tanto che vale la pena, ragazzi. Allora, però, gente, io direi che è il caso di fermarci qua per oggi, perché abbiamo già fatto moltissimo.
Va bene ragazzi? Bene, direi che per oggi quindi è davvero tutto, abbiamo fatto molto, abbiamo sbloccato i grindascarponi, a proposito, aspetta un attimo, c'era per caso... Sì, che c'è, ok, fermi tutti. Mi converrebbe potenziare il Balestra Plasma. Ottima scelta! Ratchet ottenne una balestra al plasma. Il biomirino pseudo-spettrico rilevava i punti deboli del nemico, ma lui li avrebbe colpiti? Molto bene contro quei bestioni malefici. Facciamo un'ultima cosa, ragazzi. Lancia Predator, ok. Mr. Zurkon, vai! Ogni Zurkon numero maggiore di colpi, perfetto. Porca miseria, ne mancano due. Allora, Mr. Zurkon è di gran lunga la mia cosa preferita. Ma proprio di gran lunga. Va bene. Ok ragazzi, dicevo, per oggi quindi è tutto. Possiamo anche terminare qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.